Ah, che bello! Sì, è dal bagno. Che scoprire. Ciao, buongiorno. Quella. Buongiorno. Guardate chi c'è, sì, videocamera. Sì. No, come film e così. Sapete chi è questo qua? Quello lì, quello lì, col cappellino verde. Ah, guarda, sto sorridendo! Fabrizio di Quattro Ruote e una Capanna, che bello, che emozione! Vicino con lui andiamo. Questo qua lo conoscete già, ed è brutto. Io sono Diego. Lei è Claudia? Sono Diego, quello che mangia. Lui, una brutta persona. Siamo al supermercato di Ofagna. Ofagna di Ancona. E guardate cosa c'è al supermercato. Questo nuovo mondo. Cioè, suonano folk nel supermercato, hai idea? Non ci credo. Siamo in un supermercato, eh? No, infatti. Che belli. Ragazzi, ciao. Madonna, ma c'è una non luce. È più spontanea. Chi è che c'è qua? Dove siamo? Dove siamo? Infatti, dove siamo? Non vi vedo. Sì, sì, non luce. Si vede niente. È un camper molto oscuro. Vieni. Siamo gente. Troppo oscuri, siamo guarda, troppo oscuri. Chiamate la pula. Guarda. Sì, vabbè. E adesso? Adesso siamo professionisti. Basta. Ma non si è neanche visto. Vabbè, ma disturba, guarda. Che gente, che brutta gente, avete visto che brutta gente? Sembra un interrogatorio. E siamo dal nonno, non sembra gigante. Oggi oh! Quattro sta facendo? Cani pronti. Guardate, nel camper di Marco quanti possono starci? 1, 2, 3. 4, 5, ma le balestre reggono. 6, io valgo mezzo. E io, sempre, io tanto sono davanti. Aperitivo grande qua. È un rosato. È la faccia delle nostre diete, delle nostre. È artigianale. Del nostro mangiare bene. Fare i coglionati. Non si dicono le parolacce durante le mie live. Scusa. Non si dicono, hanno finito. C'è veleno che ti banna. Bannami tutta. Bannami tutta. Oh. Bannami tutta. Ruota dispositivo. Ti ricordo che tu sei impegnata. Luce rossa proprio. Sono i carabinieri, ragazzi. Ruota dispositivo. Intanto. Scusate ragazzi, fa un bel effetto questa luce rossa. Lo so che sono un po' stupidino ragazzi, ma probabilmente per quello che vi piace. No, no, va bene così. Io filmo una donna che filma con il suo uomo filmato. Abbiamo due reflex con la molla in mezzo. Bella raga. I centauri stanno andando di nuovo in un altro spostamento. Si va a mangiare le pappe da un'amica della... No, della... Un'amica di della Fabrizio, Fabrizia. Della Fabrizia, oh. Vabbè. Fabri. Quattro ruote e una capanna, che ci farà una cena vegana tutta per noi. Wow, che pazza. Pazza idea di far l'amore con voi. Pazza idea di far trenino col camper. E quindi guarda che bella salita! Oh, montagne russe! Vai! Ecco, quindi
spostiamo dall'area sosta di prima perché aveva la corrente, si vedrà, aveva la corrente, ma la corrente saltava, gratis, però saltava, con una stupida del cazzo, ops, una stupida, e quindi adesso ci spostiamo in un'altra zona un po' più vicina a casa di Fabri, anche dell'amica di Fabri, per mangiare le pappine vegane. Patette. Che buone! E quindi tutti proveranno la cucina vegana, quindi voglio vedere i commenti. Quindi ci sposteremo, beh, prima in una piazzola, poi semmai in un'altra piazzola dove c'è carico scarico, con la mente, tipo che sta venendo su. Ciao tipo, ciao tipo! Dovrei stare da solo anche stasera, mi dice, beh, ma tanto è la tua caletta, fai le nanne tutta la notte, vero? Fai la guardia e fai le nanne. Eccoci qua. Dopo queste giornate di bivacchi faremo forse un mese di digiuno, dai. Circa. Cioè. Cioè. L'idea è che stasera andiamo via rotolando. Si rotola. Ciao. Si rotola. Io mi sto un po' montando la testa, ma tutti che filmano mi sento. Fate un saluto, io filmo chi filma. È una capanna, si sente? Si sente? Che è questo? Ah, no, si sente. Io non lo so, se sto facendo. Noi siamo due tizi. Due, no, dell'isola che non c'è, se vuoi. Ciao isola. Ciao. Ciao. Ci conosci? Sembra di essere in pasticceria, no, tipo. Spettacolare. Vai tocco, il cibo da queste parti. È un pezzo che non ci vedo. E dopo ci sarà anche il secondo secondo. O il terzo terzo. Molto. È caduto sono tutto? Sono molto contrariato da ciò. Ah, infatti, vedo la tua faccia. Soprattutto per il fatto che ho cibo vegano. Esatto. Io quindi stasera non come giovedì. Sì. Posso? Respirano molto. Ehi, ehi. E noi? E noi? Ce ne mangi tutti? Quanti ne vuoi? Due, tre, quattro, tutti? Tutti? No, dai. Basta, dai. Basta? Basta. Basta. Che bontà. Aspetta, mi parlo un po'. Eccolo qua. Togli belle acquette. Come? Togli belle acquette. Magnale. Magnale. Ecco la carbonara vegana. Iscrivici con cosa sta fatto. Ah, ricetta segreta. Dopo che si svela, dopo prendete uno spaghetto, lo mettete in tasca e lo portate a sì, sì. Quindi quella non è pancetta, direi. Teoricamente no, ma soprattutto non c'è neanche l'uovo che è stato riprodotto con un qualcosa. Dai, per l'ultimo non mi piace tanto lo zozzetto. Zozzetto. Mi piace bella che ma lui è zozzetto. Io sono sporco qua. Tanti a livello internazionale. Uè, bella ragazza. Abbiamo la Lady Sila, sì, la CCC. Io c'ho anche la Cococò. La Cococò. Chi lo vuole per primo? Qualcuno deve essere. Job. No. Io non l'ho assaggiato, se andava bene, il primo era vergogna. Qualcuno deve prenderla. Lo spingete. Tec. Ok. Poi ripasso per distribuire lo spaghetti. Spaghettino. Ecco a voi, carpe. Carpe. Poi ce la posso dire. E non male che me ne ha dati. Ce la posso fare. Sono delle ciambelline albino rosso. Wow. Vegane, veramente. Composte da farina, guarda un po' tutti, no? Farina 2,
quindi una semi integrale, zucchero, olio di semi, lievito alimentare. Sta segnando, sì. E mancherebbero dei perché le telecamere ci sono tutte, mancherebbero dei microfoni. Non mi sono sentita così importante come se... Con che vino ce li consiglia? Un buon passito. Allora, vino di Viscola di... Ottima domanda, Diego. Va benissimo. Passito. No, ci vuole un vino chiaramente molto dolce. La Viscola secondo me è fantastica, ma anche un vino novello. Ce l'ho a casa, me l'ho scontato da portare. Io ce l'ho. Quindi se volete anche del vino novello, un po' pizzantino. Sono fatti proprio. Te sei tremenda, adesso parli in milanese. È il giorno conosciuto, infatti. Per risentirsi, cosa te ne dice? Ile. Vai con la prossima portata. Perché non è conosciuto io. Sembrava un po' poco. I paparazzi qua. La farina. Sì. Aspetta. Qua si sono tutti alzati. E io li ho già puntati da mo. Una presentazione magnifica, maestosa. Con ripieno di marmellata di fichi. Secondo me sono buone. Ma sì, dai. Testeremo. Non c'è, come diceva le vecchie Vergara, che ci metti? Niente. Non c'è niente. Ma cosa hai detto? Non c'è niente. Quindi è fatta con niente. Okay. Quindi farina e niente. Ok. Con lo stesso impasto, ma provando una forma diversa, ho fatto anche delle girelle. O famose cinnamon. Sembrano, ma senza la cannella. Perché la cannella è uno di quegli elementi che non ancora devo decidere se mi piace oppure no. Anch'io. Pietro, vuoi riprendere? Pietro, ma sarebbe carino. Luca, vuoi riprendere? No, sono... un po' di imbarazzo. Perché sei in imbarazzo che non ti riprende. Se no aumentiamo. Oltre a tutto, sono arrivati a fare la colazione. Allora, io questi consiglio di inzupparli nel tutti vino, quello che porterò. Ma se vogliono mangiare tutti così. Se vogliono mangiare. Basta, chiuso. La ringraziamo molto. Grazie. No, perché stiamo filmando Luca adesso? La faccia a casa, le certezze. Eccentrico. Cioè, Radio 1 mi tengono attaccato col gomito sul tavolo della nostra orte. Benissimo. Ma tu che stai dicendo? Facci vedere il tuo cappellino, chi è che te l'ha regalato? Lo chef Tronghini. Ce la faccio stracciarlo. Girati. Si c'è un sacco la mano, fammi. Di più? Devo vedere. Sì. Io vai tanto. Secondo me l'ultima volta che me l'hai fatto, io lavoravo da Fabrizio. Dai, lui è Thomas Mio, tu chi sei? Io. Quasi un Baffo Moretti. Baffo Moretti. Massimo, posso fare bombona da me, senti con me. Guarda, che sembra che c'è il cerone anche. No, quello lì è il grasso della pelle. Il grasso della pelle.